Ora si Bene. registrerà la conferenza. Ok, Maviglia. Presente, presente. Ok, Mantoan. Non c'è. Poi. Sì, c'è. Ah, adesso l'ho visto. C'è, c'è, Okay. manca. Visto, visto, visto. Poi Buscemi. Ceccarelli. Ci sono. Agogliati. Ok, l'ho vista. Uguccioni. Presente. Ok, Srezzi, Palestra, Presente. Del Ben, Presente. Bettinelli, Presente. ok, Piccione, lo vedo in collegamento, Piccione c'è, sì. È collegato, però non so. Presente. Ok, sentito. Bellomo non c'è. Cocucci ha comunicato che era assente. Lauro non c'è. Musella non c'è. Ballarini, Villa, Cucchi, Fusco, Carrettoni e Braga sono assenti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 presenti, la seduta è legale. Grazie, grazie dottor Purcaro. Cominciamo. Intanto il sindaco mi ha scritto che ha un problema di linea perché è fuori dall'ufficio. Credo che sia fare. Nomino prima di tutto gli scrutatori. Nomino Daniele Del Ben, Sara Bettinelli e Bruno Ceccarelli. E cominciamo il primo punto all'ordine del giorno, le comunicazioni del sindaco. Vi comunico che il sindaco ha assunto un decreto sindacale avente per oggetto approvazione del progetto definitivo e del relativo quadro economico per l'avvio della fase 4 del programma di interventi per il ripristino del sito di Via Chiasserini 21. A seguito dell'incendio del 14 di ottobre del 2018, approvati con decreto sindacale, variazione compensativa tra macro aggregati diversi appartenenti agli stessi titoli, missione e programma, ai sensi della lettera E bis del comma 5 bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 267-2000, istituzione nuovo capitolo di spese e variazione al PEG. Questa è una cosa molto importante, poi la spiegheremo quando l'assumeremo in Consiglio metropolitano, ma è un'azione molto importante rispetto a alla risistemazione del sito di Via Chiasserini. Inoltre, do notizia che il sindaco metropolitano ha per la designazione e revoca dei rappresentanti della nomina del dottor Marco Gelati su designazione dell'associazione di categoria degli operatori agricoli quale componente della consulta per le attività estrattive di cava in sostituzione di un membro supplente decaduto, con un decreto assunto il 3 di novembre del 2020. Ci sono degli interventi in merito? No. Allora andiamo avanti. Trattazione del punto numero 2, l'argomento all'ordine del giorno è riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267-2000 in materia di codice della strada. Abbiamo bisogno dell'illustrazione o gli atti che abbiamo promosso, dato, sono stati sufficienti? Qualcuno ha interesse? Se qualcuno ha Io interesse. darei tutto quanto per letto ed eventualmente se ci sono domande risponderemo. Ok, allora se avete bisogno di spiegazioni relativamente a tutta la documentazione che avete ricevuto, lo chiedete e gli consiglieri delegati sono disponibili. Quindi, metto in votazione il punto numero 2, riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267-2000 in materia di codice della strada. C'è qualcuno che si oppone? No. C'è qualcuno che si astiene? No. Approvato all'unanimità.
Chiedo anche l'immediata eseguibilità. Siamo in numero sufficiente per l'immediata eseguibilità, dottor Purcaro? Sì. Perfetto. Chiedo la votazione dell'immediata eseguibilità. C'è qualcuno che si oppone? Qualcuno che si astiene? Approvata l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno. Ratifica della variazione d'urgenza approvata con decreto sindacale 154 del 2020, assunto il 9 di ottobre del 2020. Su questo c'è, se non c'è bisogno di nessuna richiesta di chiarimento, nessuna, pongo in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno. Chi è contrario? Chi si astiene? Tutti favorevoli. Il punto numero 3 all'ordine del giorno è approvato. Trattazione del punto numero 4 all'ordine del giorno. Variazione di assestamento. L'immediata? Non c'è l'immediata? No, non c'è, non c'è. Mi No, sono no, perduta. no, no, Non no, c'è, no. non c'è. Quarto punto all'ordine del giorno, variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2022 e verifica degli equilibri generali di bilancio. Il consigliere Vassallo ha fatto una lunga relazione in questo senso che è allegata alla delibera che tutti avete potuto leggere. Avete bisogno di integrazioni? No. Pongo in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno, variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2022, verifica degli equilibri generali di bilancio. C'è qualcuno che si oppone? Che vota contro, scusate? No. Che si astiene? No. Favorevoli? È approvata all'unanimità. Chiedo in questo caso l'immediata eseguibilità del punto all'ordine del giorno. C'è qualcuno che vota contro? No. Che si astiene? No. Tutti favorevoli. L'immediata eseguibilità è accordata. Punto numero 5 all'ordine del giorno. Approvazione della variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2022 dell'istituzione Idroscalo di Milano e verifica degli equilibri di bilancio. Anche in questo caso la relazione allegata è piuttosto consistente. So che tutti voi l'avete letta. Avete qualche dubbio, qualche richiesta? No. Pongo in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno. Approvazione della variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2022 dell'istituzione Idroscalo di Milano e verifica degli equilibri di bilancio. C'è qualcuno che si oppone? No. Qualcuno che si astiene? No. È approvata Grazie, l'unanimità. Sindaco. Buongiorno, sindaco. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Sto finendo il punto numero 5 all'ordine del giorno. Se vuole vado avanti così. Ok. Stiamo votando l'immediata eseguibilità del punto numero 5 all'ordine del giorno. C'è qualcuno che è contrario? No. C'è qualcuno che si astiene? No. È approvato all'unanimità, è assegnata l'immediata eseguibilità. Trattazione del sesto punto all'ordine del giorno. Terza variazione alla sezione operativa del documento unico di programmazione 2022. Anche in questo caso il segretario ha inviato una relazione dettagliatissima. C'è qualcuno che ha bisogno di integrazioni? No. Pongo in votazione il punto numero 6 all'ordine del giorno. Arianna, c'è il sindaco, presiede. Sì, gli ho detto che andava avanti e adesso gli passo la parola al punto. Adesso gliela passo. Prego, sindaco, stai mettendo in votazione il punto numero 6. Potrei proseguire. Mi ha detto a Porcaro che c'è ubi maior min cessat. Vado avanti. Allora, siamo al punto 7, approvazione del bilancio No, consolidato del prima gruppo. votiamo l'immediata eseguibilità del 6, scusami. Il voto del 6 e l'immediata eseguibilità. C'è qualcuno che è contrario? No? Ok, approvato. No, non si sente. Non ti sentiamo più, Beppe, non ti sentiamo più, devi votare l'immediata eseguibilità. Del bilancio consolidato del gruppo Città Metropolitana per l'esercizio ben 2019. Vassallo ha già illustrato nella sua relazione la proposta di deliberazione. Vuole aggiungere qualcosa, Vassallo? C'è Vassallo, tra l'altro no. No. C'è. No, è a Beh, posto, la diamo per acquisita la relazione.
Va bene, se non c'è nulla da aggiungere e nessun altro ha da osservare qualcosa, poniamo in votazione. Ci sono contrari? No? Allora, è approvata, qui non c'è immediata eseguibilità perché è bilancio. Punto ottavo. Nomina nuovo rappresentante dell'associazione ambientalista in seno al consiglio direttivo del Parco Agricolo Sud Milano. E in seguito alla sostituzione del consigliere Paolo Lozza. La consigliera Palestra, qui magari si illustri un attimo, dica due parole per favore, Palestra. Sì, la città metropolitana ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano e quindi a seguito delle dimissioni pervenute dal consigliere Lozza il 26 ottobre è pervenuta al 30/11 una comunicazione delle associazioni ambientaliste, da cui era stato indicato il consigliere Lozza, che propongono all'unanimità il nome di Renato Aquilani come nuovo membro del direttivo in sostituzione di Lozza in seno al consiglio direttivo e come da procedura noi dobbiamo votare, prendere atto che il nome è univoco e condiviso e nominarlo formalmente nel consiglio metropolitano per permettere poi di sostituire questa nominativa all'interno del direttivo del Parco Agricolo. Va bene, su questa proposta di sostituzione e di quindi relativa al nuovo consigliere ci sono interventi? No? Mettiamo i voti, c'è qualcuno contrario? Approvata. Votiamo ora per l'immediata eseguibilità. Ci sono contrari? Approvata. Andiamo al penultimo punto, il punto 9 dell'ordine del giorno, una proposta di finanza di progetto per l'affidamento di un contratto di partenariato pubblico-privato avendo per oggetto servizi EPC, cioè Energy Performance Contracting, e prestazioni connesse e accessorie per il complesso scolastico del Parco Nord nel comune di Cinisello Bassano. Maviglia vuole aggiungere qualcosa? Se qualcuno vuole, io ho una breve presentazione, se qualcuno vuole ascoltarla la faccio, se no la diamo per letto. La relazione è molto ampia e ditemi voi. Se non ci sono osservazioni o se nessuno chiede ulteriori illustrazioni e nessuno chiede di intervenire, io darei via alla votazione. Ci sono contrari? No? Approvata. E infine, ultimo punto dell'ordine del giorno, parliamo qui del regolamento della biblioteca Isimbardi, biblioteca istituzionale della città metropolitana di Milano. Arianna, vuoi dire due parole? No, abbiamo fatto una lunga relazione scritta che tutti hanno letto. Va bene, ci sono interventi in merito? No? Votiamo, ci sono contrari? No, lo diamo per approvato. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno. Sindaco, mi sa che abbiamo saltato nel nostro passaggio l'immediata eseguibilità del sesto. Chiedo agli uffici se è vero o non è vero. L'ho citata, mi pare. Sì, è vero. Non l'abbiamo votata, secondo me. Abbiamo votato il 6, ma non l'immediata eseguibilità. È giusto, dottor Purcaro? Sì. Ok, possiamo votarla adesso? Immediata eseguibilità del 6? No, approvata. Abbiamo altri consigli da qua a Natale? Sì, il 17 dicembre, giovedì 17 dicembre, per due punti necessariamente da approvare, ovvero sia il bilancio del lato per il 2021 e la ricognizione annuale delle società partecipate, due adempimenti da fare entro l'anno. Va bene, poniamo attenzione in particolare al secondo, perché è chiaro che va verificato con cura la qualità della nostra partecipazione, ma anche l'ampiezza della nostra partecipazione. Va bene, grazie a tutti, allora ci rivediamo il 17. Grazie, buongiorno signore. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti.
Ciao, buona giornata. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao. Arrivederci a tutti. Arrivederci.